Altro che un trilione di dollari, come ha detto il presidente Barack Obama. Il costo delle guerre intraprese in seguito agli attacchi dell'11 settembre sarebbe soltanto per gli Stati Uniti d'America di almeno 3 trilioni di dollari, probabilmente 4. È il calcolo riportato dal rapporto indipendente Cost of War, redatto dall'Istituto di Studi Internazionali dell'Università Americana Brown. Quanto previsto dal bilancio dello Stato è solo la punta dell'iceberg. Al di sotto di quello c'è il costo umano dei soldati americani e ancora al di sotto quello dei contractor che sono stati uccisi, che sono molti. Ancora più sotto, sommerso, e se ne parla raramente, è il costo dei civili in Iraq, Afghanistan e Pakistan. Scendendo ancora c'è il costo dei veterani di guerra nel lungo termine e dell'assistenza ai civili nei rispettivi paesi per i prossimi 30 anni. Sempre secondo il rapporto Cost of War, il numero dei morti di queste guerre sarebbe di 225.000 persone, di cui 137.000 civili, quasi 8 milioni rifugiati. Per ogni milione di dollari speso, il Pentagono crea 8 posti di lavoro. La stessa somma nell'istruzione creerebbe 15 posti di lavoro, direttamente e indirettamente, nella sanità 13. Quindi le opportunità economiche derivanti dalle spese di guerra sono molto deboli. Sulle spese del Pentagono sarà consegnato mercoledì un rapporto di una commissione parlamentare di inchiesta, secondo la quale una gestione allegra dei contratti avrebbe provocato sprechi per 30 miliardi di dollari.